Siamo in diretta da Cividale del Friuli per la Walking Run by Night Move Week, sport per tutti. Cividale, forza le mani sulle mani. Siamo pronti per partire per questo percorso by night al tramonto. Vi ricordiamo che l'evento Move Week è un evento europeo per promuovere il movimento. Oggi abbiamo l'opportunità di avere due istruttrici di fitness e un progetto nuovo con Street Workout che ti dà l'opportunità di poter sentire con le cuffie la musica. Le ragazze hanno le cuffie, quindi sentono la musica in diretta e le indicazioni di Aleandra e Chiara. Il Duomo di Cividale del Friuli. Poter far fitness in centro all'aria aperta, outdoor, è una cosa che ti permette di poter visitare la città. Palazzo comunale. Forza! Pronti per saltelli? Via! Chiudo, chiudo, bravissimo! Vieni, vieni! Vieni qua! Bene! Move Week, un progetto per dare l'opportunità a tutti di poter muoversi e fare sport. È stata una settimana intensa quella di Cividale del Friuli, che abbiamo fatto tantissime attività, tra cui camminata, corsa, walking, run, abbiamo fatto nordic walking, e-bike, mountain bike. Oggi abbiamo anche qua tra i primi qua anche assessore allo sport, ruolo Giuseppe. Veniamo più avanti. Assessore, come siamo qua? Avanti, avanti, avanti. Non ti avanti. Sento. Avanti, avanti. Non avanti. Ci sente perché ha le cuffie. Ok. Ricordiamo che oggi è un promo street workout che a luglio avremo questo evento a luglio, il terzo Cividale Urban Trail by Night. E ci sarà anche questa iniziativa nuova. Questa iniziativa prevede un percorso lungo la città di 4 km con nelle piazze ci si ferma, quindi si fa un percorso a tappe e successivamente chi partecipa avrà una playlist di musica e nelle prossime piazze vedremo altri movimenti a seconda del tipo di musica e a seconda dell'istruttrice. Move Week. Ricordiamo che Move Week qua è promosso dalla WISP. Io sono Romano Paludnia, presidente dell'ASD Walking Run Centro Storico. Siamo qua presenti anche con lo staff. Siamo affiliati alla WISP, territorio FVG, Friuli Venezia Giulia. E a livello europeo siamo affiliati tramite anche la ISC. ISCA, International Association Sport and Culture. Senti.
oltre al colore giallo si intravede gli zainetti giallo fluo della Walking Run by Night, questo progetto che permette alle persone di camminare ogni 15 giorni alla sera al tramonto seguendo il ciclo lunare, onde per cui non piove mai. Così è. Ci sono 12 percorsi, ogni mese un nuovo percorso per conoscere la città da tutti i suoi angoli più suggestivi. Di notte chiaramente ha il suo fascino. Intervistiamo un attimino. Non mi avevi detto che era così faticoso, Romano. Come siamo? Bene, bene, molto bello, molto bello, molto divertente. È il concetto di allenarsi, no? Di allenarsi all'aria aperta. Odoro all'aria aperta e questa sfida che stiamo vincendo qua a Cividale, no? Assolutamente sì. Grazie all'amministrazione e a questo progetto che comunque è stato condiviso, penso, da tutti, no? Diciamo grazie a voi innanzitutto che siete qui a organizzare queste cose e spero che continuino per portare Cividale a essere, oltre che una città di cultura e turismo, anche una città wellness rivolta al benessere. Continuiamo così. Esatto. Forza! Forza! Pronti a spostarti? Aleandra Lopez, istruttrice di wellness fitness, che ha portato qua in Friuli questo progetto di street workout. E in luglio, oggi è un promo e in luglio avremo l'evento. Va, su, rotazione. Vediamo i talloni. Talloni. 2-2. Andiamo di là. Di qua. Vediamo se si sente la musica, che chiaramente sentono solo chi ha la cuffia. Ecco, street workout prevede delle cuffie e quindi all'aria aperta si può seguire, sentire l'istruttrice e sentire la musica. Ricordiamo Cividale, città turistica, città riconosciuta patrimonio dell'UNESCO grazie a Te Pietro Longobardo, ma ci sono tantissimi altri musei, monumenti e merita comunque venire a visitare Cividale e scoprire tutti i suoi angoli. Dopo andremo a fare un percorso che prevede un percorso a tappe per conoscere altri angoli, altre piazze e vedremo l'opera anche chiara più tardi. Abbiamo due istruttrici di fitness oggi qua. Bravissime. A più tardi per un'altra diretta. Aleandra, cosa ci racconti? Allora, questo progetto. Cosa racconto? Siamo con Street Workout e Walking Run qui per la promo di Street Workout che faremo a luglio, l'evento. Yes. Sarà, iscrivetevi, super. Sarà un evento incredibile a Cividale. E stiamo qua ancora. Parlami di street workout. Questo progetto, che sei stata te la prima a portarlo qua in Friuli, sì. È un progetto che prevede questa novità delle cuffie, di poter alla sera, che poi si illuminano, quindi seguiteci nella prossima diretta perché vedremo quando cala il sole perché noi camminiamo sempre walking run by night e quindi oggi grazie a Leandra avremo possibilità di poter vedere illuminate tutto il gruppo, le persone che lungo il percorso, lunga strada nelle piazze ci sarà la musica con le cuffie the street workout. Ecco, yes. A dopo. A dopo. Ciao.